E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale. E questa volta abbiamo ben tre pacchi, non troppo grandi, ma come avrete letto dal titolo, contenenti delle rarità, delle figure abbastanza difficili da reperire. Allora, non perdiamo altro tempo, c'è sicuramente della gente che devo ringraziare, quindi andiamo subito ad aprire i pacchi. Cominciamo da quello più piccolino, questo qui. Eccoci qua, prendiamo il nostro fedelissimo minato e vediamo cosa si nasconde. In questi pacchi dovrebbe esserci anche qualcosina per me. Come al solito includo anche autoregali. Allora, eccoci qua. Perfetto, in questo qui abbiamo il ritorno di una vecchia conoscenza del canale, ovvero il Red Figma. Ve lo faccio vedere velocemente, visto che magari qualcuno potrebbe non sapere di cosa si tratta, non avendo visto qualche video più vecchio o addirittura la recensione. Eccolo qua ragazzi, si tratta appunto dell'allenatore di Pokémon Red con i tre starter, Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Ho fatto la recensione di questo ragazzi, quindi se volete vederlo meglio lo potete trovare sul canale. Per questo devo ringraziare il mitico Cristoforo. Continuando ancora, andiamo ad aprire quest'altro pacco un pochino più grande e vediamo un po' cosa si nasconde all'interno. Qui allora dovrebbe esserci anche la cosina che ho preso per me, che magari qualcuno potrebbe anche intuire perché l'avevo detto qualche tempo fa che l'avevo ripreso. Allora, vediamo un po'. Ebbene sì, c'è proprio quella. E c'è un'altra figata incredibile che purtroppo però non è per me, dato che non posso comprare tutto quello che voglio, purtroppo. Eccoci qua. E allora, cosa abbiamo qui? Quello per me era questo fantastico Sora e 6 Figures. Anche questo l'abbiamo già visto sul canale e appunto mentre lo recensivo me ne sono innamorato. A quel tempo non ho preso una copia per me, ma ho dovuto assolutamente rimediare perché ragazzi, questa figura è spettacolare, in particolare il viso è davvero ben fatto. E ora vediamo, diciamo, il pezzo grosso, ovvero questo, ragazzi, di cosa si tratta? È un action figure direttamente da Monster Hunter 4 della Sentinel. Questo naturalmente è un cacciatore, ma guardate qua che spettacolo. Già fuori dalla confezione intravedo questa spada che è a dir poco fighissima, anche l'armatura tutta in generale è veramente un capolavoro. Ma diciamo che Sentinel è quasi sempre una garanzia. Per questo devo ringraziare il mitico Giuseppe che so che lo attendeva veramente da tanto tempo. Ma ragazzi, non finisce assolutamente qui perché c'è la chicca finale che non è assolutamente da sottovalutare per gli amanti sempre dei videogiochi, collegandoci a Monster Hunter, però di un altro tipo completamente. Andiamo ad aprire questo pacco e vediamo un po'. Oh, eccoci qua. E abbiamo questa fantastica, non si vede ancora di cosa si tratta, ma io ovviamente lo so, Tracer firmata Figma. O meglio, della linea Figma firmata Max Factory. Eccola qui, l'eroina del videogioco Overwatch. Una degli eroi più amati, che è stata rappresentata alla perfezione in questa figure. Ovviamente la Figma è sinonimo di qualità assoluta e devo dire che, a giudicare almeno da quello che vedo dallo schermo che sto guardando anch'io, questa volta non ha deluso assolutamente. Me la guardo un attimo anch'io con i miei occhi e devo dire che è veramente, veramente ben fatta. Comunque ragazzi, questi erano gli arrivi di oggi, naturalmente, tolte le cose che erano prenotate specificatamente da alcune persone, trovate questa Tracer disponibile sul mio sito, appunto, Ara Service Shop, nella scheda lì in alto, oppure lo trovate anche qui sotto in descrizione. Se non trovate qualcosa sul mio sito, ragazzi, non esitate a contattarmi, appunto, come hanno fatto loro, e io fortunatamente sono riuscito ad accontentarli. Detto questo, fatemi sapere se volete la recensione di qualcuna di queste figure, ovviamente che non abbia già recensito, con un commento qui sotto, lasciate il like. Se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara e collezionate sempre!